È passato un mese dall'approvazione della legge nazionale sull'agricoltura sociale. Il Forum dell'Agricoltura Sociale Puglia ha dedicato un'intera giornata sul tema presso la Fiera del Levante di Bari, occasione utile per avviare l'iter istituzionale finalizzato alla stesura e realizzazione del testo legislativo in materia anche per la Puglia. Che cosa si intende per agricoltura sociale? Che cos'è? Agricoltura sociale è in realtà un binomio che serve a celebrare una capacità dell'agricoltura di saper essere di qualità, di sostenibilità ambientale, quindi di rispetto per l'ambiente, che sappia raccontarsi, quindi che abbia un contenuto culturale importante, che sia in qualche modo la traduzione di un saper fare di un territorio e degli operatori, che incrociando la parola sociale si allarga evidentemente come prospettiva per poter adempiere a una serie di altre necessità di tipo sociale, quali possono essere dei servizi di prossimità, delle occasioni di tipo riabilitativo per le fasce svantaggiate, una possibilità di reinserimento lavorativo, quindi diventa anche occasione per fare welfare. Quali sono i vantaggi dell'agricoltura sociale? In qualche maniera l'Italia come si colloca all'interno di questo settore? I vantaggi dell'agricoltura sociale sono nella realizzare una innovazione di modello che sposta le produzioni verso livelli di alta qualità, qualità in senso stretto, qualità di processo e qualità del sistema in generale. Noi quest'estate purtroppo siamo stati protagonisti, abbiamo dovuto vedere fenomeni terribili, il caporalato nelle campagne, per proprio un'assenza di valori, di etica, di rispetto del lavoro. L'agricoltura sociale invece sposa i valori del lavoro, della qualità, del rispetto delle risorse naturali, pur conservando l'obiettivo della produzione. E quindi il vantaggio in che consiste? Consiste in un miglior utilizzo delle risorse, in una produzione eticamente, qualitativamente più elevata e soprattutto nell'avere l'opportunità di portare l'agricoltura in un sistema di un'economia avanzata. Strapparla alla marginalità o a fenomeni degenerati e ricollocarla nel territorio come un valore del territorio, non come un peso, un'arretratezza, ma come un elemento avanzato che qualifica e sviluppa il territorio.